Ciao, qui Roberto Marchesini di wpvincente.it e in questo video ti farò vedere passo passo come puoi andare a crearti un modulo di contatto da andare ad inserire all'interno delle tue pagine web. In questo video, nello specifico, andrò ad utilizzare il plugin che si chiama WP Forms, ok? Che secondo me è uno dei migliori plugin che puoi utilizzare per creare dei moduli di contatto. Detto questo, io direi di passare subito sul mio computer, così vediamo insomma tutta la procedura passo passo. Ok, allora come vedi ora ci troviamo sulla pagina di presentazione del plugin praticamente e come detto questo plugin si chiama WP Forms. Come vedi questo plugin attualmente è stato installato su oltre 1 milione di siti web, ok? Quindi questo è assolutamente uno dei migliori plugin gratuiti ma anche a pagamento, insomma, ti permette di creare dei moduli di contatto da inserire all'interno del tuo sito web. Infatti, insomma, come vedi, sono state rilasciate oltre 3.000 recensioni positive all'interno qui proprio della pagina ufficiale di questo plugin. Ad ogni modo, cosa dobbiamo fare per andare a creare il nostro modulo di contatto? Beh, naturalmente ti faccio vedere dove vorrò andare ad inserire il modulo di contatto. Qui siamo sempre all'interno di un mio sito di prova, ok? Vado sulla pagina dei contatti e come puoi vedere qui è già presente un modulo di contatto, ok? Che sono andato a creare utilizzando il plugin Contact Form 7. Ad ogni modo, in questo video ora andrò ad eliminare questo modulo e andremo a realizzarne uno di nuovo con il plugin WP Forms, ok? Quindi vado su plugin intanto e vado a disattivare Contact Form 7, ok? Quindi qui vado su Contact Form 7 e lo vado a disattivare. Benissimo, ora vado a cliccare su aggiungi nuovo e qui sulla barra di ricerca vado appunto a scrivere WP Forms. Mi vado ad installare ed attivare il plugin. Perfetto, ora come vedi il plugin è stato attivato correttamente, ok? Ora ti consiglio di andare su WP Forms, impostazioni, e qui come vedi troviamo le impostazioni del plugin, ok? Quindi troviamo le impostazioni generali, qui possiamo andare a modificare le mail di WP Forms, oppure possiamo andare a configurare il reCAPTCHA, eccetera, insomma, ok? Qui puoi andare ad impostarti, insomma, le impostazioni generali del plugin. Ora andiamo a creare il nostro modulo di contatto. Quindi andiamo su tutti i moduli, sempre su WP Forms, e andiamo a cliccare su Aggiungi nuovo. Qui andiamo a dare un nome al modulo di contatto. Io vado semplicemente a chiamare modulo di contatto, ok, semplicemente. E qui il plugin ti chiede di andare a selezionare un template di default, ok? Qui puoi andare a selezionare un modulo vuoto, un semplice modulo di contatto, un modulo di iscrizione alla newsletter, oppure ci sono degli altri moduli suggeriti, ok? Io ti consiglio di andare a cliccare su questo modulo, ok? Quindi crea un semplice modulo di contatto. In questo modo il plugin ti andrà a generare un modulo molto semplice, come vedi, da cui puoi partire per andartelo a modificare. Ora, andare a modificare questo modulo è davvero molto molto semplice. Ad esempio, se vuoi andare a modificare questo elemento qui, ti basta semplicemente cliccare con il tasto sinistro del mouse e qui sulla sinistra praticamente troviamo tutte le impostazioni di questo elemento. Quindi molto molto semplice. Qui se vuoi puoi andare a modificare ad esempio l'etichetta o il titolo, come lo vuoi chiamare, ad esempio nome e cognome, ok? E come vedi qui sulla destra il campo viene aggiornato in automatico. Qui se vuoi insomma puoi andare a scegliere il formato, quindi nome e cognome, oppure semplicemente un campo unico, oppure puoi andare ad utilizzare anche questo formato qui, ok? Io per il momento lascio nome e cognome, che va benissimo, insomma. Qui se vuoi puoi andare ad inserire una breve descrizione e come vedi la descrizione verrà visualizzata sotto l'elemento. Qui puoi decidere se questo campo è obbligatorio o meno, ok? Come vedi in automatico verrà aggiunto questo asterisco. E qui su opzioni avanzate, come vedi, ci sono delle varie voci, ok? C'è la dimensione del campo che è media, oppure la puoi rimpicciolire, oppure la puoi allargare, ok? Io lascio pure media, che va benissimo. E qui se vuoi puoi andare ad inserire un segnaposto. Praticamente verrà visualizzato un testo qui prima che l'utente vada a digitare all'interno del campo, ok? Ad esempio, inserisci il tuo nome, ok? Ecco qua. Io ad ogni modo tolgo questo segnaposto che non mi interessa. La stessa cosa naturalmente la puoi fare per il cognome, ok? Poi se vuoi da queste checkbox, insomma, può andare a nascondere il titolo o l'etichetta, insomma, o le sottoetichette. Quindi a te la scelta. Io ad esempio vado a nascondere le sottoetichette, ok?
E vado a cancellare anche la breve descrizione, ok? Che l'ho inserita giusto per farti vedere. La stessa cosa naturalmente la puoi fare per quanto riguarda l'elemento email, ok? Quindi vai a cliccare qui e sulla sinistra puoi andare ad inserire tutte le varie opzioni, ok? Come meglio preferisci. E ovviamente la stessa cosa la puoi fare per quanto riguarda commento o messaggio, ok? Ad esempio io qui vado semplicemente a scrivere messaggio. Poi se vai su aggiungi campo, naturalmente da qui puoi andare ad aggiungere dei campi all'interno del tuo modulo di contatto. Per andare ad inserire un elemento, ti basta semplicemente prendere l'elemento e trascinarlo all'interno del modulo. Come vedi, molto molto semplice, ok? Sempre con il tasto sinistro andiamo a cliccare su questo elemento e qui trovi tutte le impostazioni, insomma, da andare a modificare a tuo piacimento. Ad ogni modo, ora diciamo che il mio modulo di contatto è stato creato, ok? Quindi non faccio altro che cliccare sul pulsante salva qui in alto a destra. Ok, e il nostro modulo è stato salvato. Ora andiamo a chiudere questa scheda che abbiamo finito, insomma, di andare a modificare il modulo. Andiamo all'interno della pagina contatti, nel mio caso, quindi vado a cliccare semplicemente su modifica pagina, oppure potevo andare semplicemente su pagine e andare a modificare la pagina contatti, ok? È la stessa cosa. E qui non faccio altro che andare a sostituire il modulo di contatto che era presente prima all'interno della pagina, ok? Quindi vado a modificare un attimo questo elemento, vado ad eliminare questo shortcode, ok? E ora vado ad inserire il nuovo modulo che abbiamo creato con WP Forms, ok? Quindi sempre da WP Forms tutti i contatti, andiamo a copiarci lo shortcode del modulo che abbiamo creato, ok? Quindi facciamo copia, torniamo all'interno della nostra pagina e andiamo ad incollare lo shortcode dove vogliamo andare ad inserire il nostro modulo. Vado a salvare e vado ad aggiornare la mia pagina. Perfetto, come vedi la pagina è stata aggiornata, la andiamo a visualizzare in una nuova scheda. Ok, ed ecco qua, come vedi, all'interno della pagina contatti è stato inserito il modulo che siamo andati a creare prima. Come hai visto, insomma, la procedura è stata davvero molto molto semplice. Naturalmente, una volta che le persone andranno a compilare questo modulo, noi come amministratore riceveremo un'email da parte del plugin dove al suo interno troveremo tutte le informazioni che sono state inserite all'interno di questo modulo. Naturalmente, se andiamo a modificare nuovamente il modulo di contatto, qui sulla sinistra, come vedi, trovi anche degli altri campi avanzati, ok? Tutti questi campi che come vedi sono di un colore blu un po' più chiaro, ok? Sono dei campi che sono disponibili solo se hai acquistato la versione premium di questo plugin. Quindi se vuoi andare ad aggiungere uno di questi elementi, ti basta semplicemente cliccare sull'elemento e andare ad effettuare l'aggiornamento alla versione premium, ok? Ad ogni modo, come vedi, gli elementi che ti mette a disposizione di default il plugin WP Forms vanno più che bene, ok? Poi, ovvio, se vuoi andare ad aggiungere delle funzionalità avanzate, puoi andare ad acquistare il plugin. Ad ogni modo, come hai visto, andare a creare un modulo di contatto con il plugin WP Forms è stato davvero molto molto semplice. Bene, siamo arrivati alla fine di questo video e se sei interessato alla piattaforma WordPress, cosa ne dici di scaricare il mio manuale completo a WordPress che ti guida con la creazione e gestione del tuo sito web con tanto di immagini? Puoi scaricare questo manuale andando all'indirizzo wpvincente.it/manuale. Penso proprio che ti sarà di grande aiuto. Con questo io ti saluto e mi raccomando di iscriverti al mio canale di YouTube per non perderti i prossimi video.